Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Allora, oggi ritorno in classe per tantissimi studenti delle superiori dopo una lunga lontananza dai banchi dettata dall'emergenza coronavirus. Siamo andati a vedere con Alessandra Grati qual è l'umore dei ragazzi tornati in classe. Le aule degli istituti superiori pratesi, dopo quasi due mesi, tornano ad animarsi. Oggi oltre 6.000 studenti sono tornati a fare lezioni in presenza, mentre per altri 6.000 la prima campanella suonerà nei prossimi giorni, secondo il calendario previsto dai dirigenti scolastici. Un'emozione insomma abbastanza forte, perché la didattica a distanza non è neanche paragonabile a quella in presenza, cioè tutta un'altra cosa, anche per relazionarsi con i compagni, i professori. Torno a scuola, ci si augura di non richiuderci di nuovo in casa, perché con la maturità alle porte non sarebbe proprio una cosa divertente. Un'emozione diversa rispetto alla didattica a distanza, perché è possibile confrontarsi anche con i professori proprio faccia a faccia e non davanti a uno schermo, e c'è anche un insegnamento diverso. Per i ragazzi dell'ultimo anno c'è però la preoccupazione per la maturità. Sia nei migliori dei modi, sia per noi che anche per i professori, perché è una situazione delicata e diciamo, speriamo che si possa svolgere nei migliori dei modi. Resta il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine nei luoghi comuni, la sanificazione delle mani. Ma ci sono anche delle novità, come l'istituzione di un drive-thru dedicato agli studenti che manifestano sintomi da Covid durante l'orario scolastico. Possibilità per i ragazzi di avere, in caso di sospetto Covid in classe, direttamente un tampone rapido fuori dalla porta dell'istituto. Debutto anche per il servizio Ti Accompagno, dove 18 facilitatori a 12 fermate dell'autobus ricordano ai ragazzi i comportamenti corretti da tenere durante il viaggio e durante l'attesa alla pensilina. Ora che arriva il vostro autobus, per benino salite con calma, non più di 8 persone, ce ne sarà un altro dietro se che non restate a piedi. La Toscana è una delle 3 regioni che oggi ha riaperto le scuole in presenza. Abbiamo fatto questa scelta per tenere insieme i due diritti garantiti anche dalla nostra Costituzione, che sono quella alla salute e quella all'istruzione. E passiamo al bilancio quotidiano della pandemia. Oggi ci sono 2 morti nell'area pratese e 24 nuovi casi. Sentiamo Nadia Tarantino. Sono 24 i nuovi casi di coronavirus accertati nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. A questo dato si aggiunge, dopo 2 giorni di tregua, quello dei decessi. L'epidemia, infatti, ha fatto altre 2 vittime. Si tratta di 2 donne, entrambe pratesi, una di 62 anni, ricoverata all'ospedale fiorentino di Careggi, l'altra di 91, ospite del centro La Melagrana. Ad oggi sono 10.731 le positività e 263 i morti. È quanto si rileva dal bollettino diffuso dalla regione. In Toscana i nuovi casi sono 379 e le morti 29, 11 uomini e 18 donne, con un'età media di 83 anni. Dall'inizio della pandemia si contano su scala regionale 125.330 casi e 3.884 decessi, cifre che fanno della Toscana la 12ª regione in Italia per numerosità di positivi e l'11ª per tasso di mortalità. 5.650 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, positivo il 6,7%, percentuale che supera il 18 se dal numero complessivo si sottrae quello dei tamponi di controllo. In aumento i ricoveri in ospedale, oggi sono 24 più di ieri, nel dettaglio 933 i ricoverati, 144 dei quali in terapia intensiva. Oltre 20.000 i toscani in quarantena perché risultati positivi o perché entrati in contatto con soggetti malati di coronavirus. Rispetto a ieri, infine, sono 431 le persone in più dichiarate guarite, per un totale che supera quota 112.000 da quando è iniziata la pandemia. Sale a 68, 46 ospiti e 22 operatori il numero di contagiati da Covid nella RSA Pio Istituto Santa Caterina dei Ricci di via San Vincenzo, dove la scorsa settimana è scoppiato un focolaio che inizialmente ha coinvolto 38 ospiti e 10 operatori. Parte degli ospiti contagiati è stata vaccinata il 30 dicembre scorso, ma come è noto la copertura scatta 30 giorni dopo la prima puntura. Diversa la spiegazione data dal direttore generale dell'AS Toscana Centro, Paolo Morello Marchese,
Penso che gli ospiti vaccinati e poi risultati positivi fossero soggetti che già avevano in incubazione la malattia al momento della somministrazione. È possibile, aggiunge, che gli effetti positivi del vaccino possano manifestarsi con una maggiore velocità di produzione anticorpale e quindi una riduzione dei sintomi. Tutto ciò verrà verificato nei prossimi giorni dal Girotto e dall'USCA. L'azienda sanitaria precisa che i contagiati sono tutti pauci sintomatici e non necessitano di ricovero. Stavano cenando insieme alla titolare di una tavola calda nonostante i divieti imposti dal DPCM. Per questo 6 cittadini cinesi sono stati sanzionati con la multa da 400 euro, mentre il locale dovrà restare chiuso per i prossimi 5 giorni. Il controllo è scattato verso le 19.30 di ieri al Macrolotto 0. Una pattuglia delle volanti, transitando davanti al locale, ha sentito un forte frastuono provenire dall'interno. I poliziotti hanno quindi deciso di effettuare un controllo e hanno trovato 5 clienti e la titolare che stavano cenando allo stesso tavolo. Uno dei clienti poi ha fornito una falsa identità e così è stato anche denunciato per il reato di sostituzione di persona. Essendo risultato irregolare in Italia, è stato poi portato in questura e messo a disposizione dell'ufficio immigrazione per le pratiche di espulsione. Restiamo alla cronaca, ma cambiamo argomento, lasciamo per un attimo il Covid e le sue conseguenze. Il tenore di vita troppo elevato ha messo nei guai uno spacciatore, si tratta di un 33enne che è stato arrestato dai carabinieri di Iolo nella zona di San Giusto. Sentiamo Nadia Tarantino. Troppo alto il tenore di vita rispetto alle capacità economiche, almeno a quelle ufficiali. Una sproporzione che ha creato sospetti, spingendo i carabinieri a tenere sotto controllo l'albanese di 33 anni, che la notte scorsa è stato arrestato in via del Girasole, dove abita. L'uomo è stato fermato all'interno della sua auto, parcheggiata vicino casa. Inutile il tentativo di nascondersi tra i sedili, la sua presenza non è sfuggita ai militari. In macchina sono state trovate 21 dosi di cocaina, peso complessivo circa 13 grammi e una bilancina di precisione. In casa e in parte in cantina sono stati trovati altri 50 grammi di cocaina, 80 grammi di marijuana, pezzi di hashish e tutto l'occorrente per ricavare e confezionare le dosi. Trovati e sequestrati anche 7.000 euro in contanti. L'uomo deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Assolto oggi come un anno fa, il processo d'appello ad un fisioterapista pratese accusato di aver molestato sessualmente un suo paziente che all'epoca dei fatti, il 2013, aveva 16 anni, si è chiuso con l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Doppia vittoria per il professionista e per il suo difensore, l'avvocato Manuele Ciappi. In primo grado il pubblico ministero Egidio Celano aveva chiesto la condanna a 3 anni e mezzo di reclusione e in seguito all'assoluzione, la Procura aveva presentato appello con l'obiettivo di ribaltare la decisione del Tribunale di Prato. Il processo di secondo grado si è celebrato oggi ad un anno esatto di distanza dalla prima assoluzione. Il 2020 segna una battuta d'arresto nella crescita della popolazione pratese, c'è una diminuzione seppur leggera e questo dipende dagli stranieri che crescono, sì, ma in misura molto ridotta rispetto agli anni precedenti, tanto da non riuscire a compensare il calo degli italiani. Sentiamo. Per la prima volta dopo molti anni la popolazione residente del comune di Prato diminuisce. La frenata è minima di 296 unità, pari allo 0,15%, ma segna comunque una battuta d'arresto per una città che presenta trend costanti di crescita, facendo eccezione per un paio di anni, il 2008 e il 2014. Secondo i dati pubblicati dall'ufficio statistica del comune di Prato, al 31 dicembre 2020 risiedono in città 194.793 persone. Si allontana quindi il traguardo dei 200.000 abitanti che secondo stime fatte nel 2019 sarebbe stato raggiunto nel 2025. Stavolta l'aumento della popolazione straniera non riesce a più che compensare la riduzione degli italiani. Da qui il saldo negativo. In particolare gli stranieri sono 43.596, ossia 1.225 in più rispetto al 2019. Un incremento pari al 2,89% che rafforza anche l'incidenza sul
totale della popolazione, il 22,38%. Si tratta però di un aumento molto più contenuto rispetto al 2019, oltre 600 persone in meno, che quasi dimezzano la percentuale di aumento. Dato questo, che potrebbe essere stato influenzato sia dai flussi migratori pesantemente condizionati dal Covid che da una riduzione delle nascite. Come abbiamo visto in altri report dell'Ufficio Statistica del Comune nei bilanci annuali del punto nascita del Santo Stefano, pur ancora in presenza di numeri importanti, le donne straniere tendono a fare meno figli rispetto al passato, avvicinandosi sempre più ai modelli occidentali. Anche le battute d'arresto registrate nel 2008 e nel 2014, così come le successive risalite, dipendono dagli andamenti dei flussi migratori. Ciò che invece non cambia da troppo tempo è la riduzione della popolazione italiana. Da anni sono negativi sia il saldo naturale, cioè la differenza tra nati e morti, che il migratorio, cioè la differenza tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche. Parliamo di buoni spesa, sono 2.275 le domande ammesse dal Comune di Prato, domani la graduatoria. Sentiamo Nadia Tarantino. 2.667 le domande arrivate, 2.275 quelle ammesse. Sono i numeri del bando del Comune di Prato per i buoni spesa. Domani sarà pubblicata la graduatoria degli ammessi al contributo, che va da un minimo di 100 euro a un massimo di 400 per le famiglie con 4 o più componenti. L'amministrazione comunale è pronta a rispondere alle necessità delle famiglie più bisognose, attuando i buoni spesa previsti dall'ordinanza della Protezione Civile del Governo. Le domande che abbiamo ricevuto sono state meno della volta precedente e abbiamo lavorato duramente per arrivare a poter fare questa distribuzione, perché abbiamo dovuto individuare le aziende che erano disponibili, poi i cittadini hanno fatto la domanda, poi abbiamo fatto la graduatoria, quindi è stato un lavoro importante fatto soprattutto nel periodo di Natale. Però finalmente si arriva a un aiuto concreto per quanto riguarda i cittadini, per quanto riguarda anche, come dire, gli alimenti. Il fatto che meno famiglie abbiano risposto al bando significa che in questi mesi la città ha saputo far fronte allo stato di bisogno attraverso l'impegno e la generosità di una fitta rete di enti e associazioni. Il progetto insieme che abbiamo fatto insieme a Fondazione Cassa di Risparmio, Spes Docet, la diocesi, diciamo, e il Comune di Prato ci ha consentito anche di continuare comunque a fronteggiare le esigenze e le richieste che ci sono state in questo periodo. Non ci sarà bisogno di fare file tra file per avere buone spesa. Il Comune si è attrezzato infatti con un'applicazione informatica che consentirà ai beneficiari di fare la spesa fino all'importo nella loro disponibilità. I cittadini che hanno diritto ai buoni spesa riceveranno un SMS dal Comune con il PIN da utilizzare ogni volta che faranno acquisti in uno dei negozi inseriti nell'elenco, che sarà pubblicato domani insieme alla graduatoria delle famiglie ammesse. I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro il 31 marzo. Bene, è tutto. Grazie per averci seguito. Buona serata.